Finanza.com e con Lorenzo Guidotti, responsabile area wealth management di SCM SIM Multifamily Office Milanese, che oggi ha incontrato la comunità dei giornalisti per presentare i progetti del 2016. Buonasera Lorenzo. Buonasera a tutti. Nell'ottica del Family Office avete introdotto un approccio innovativo nella gestione dei rapporti con i vostri clienti imprenditori. Ci puoi descrivere brevemente questo vostro nuovo modo di operare? Certo, ci siamo accorti negli ultimi anni che ci sono tanti giovani imprenditori, diciamo imprenditori in erba, ma che si sono trovati per le mani qualcosa di molto importante e di potenzialmente ricco per il futuro, che di colpo si trovano a dover gestire troppi input, troppe informazioni, nonché in primis richieste di investimento da parte di investitori terzi e non hanno un soggetto col quale confrontarsi, perché l'avvocato piuttosto che il commercialista o il notaio o la persona legata alla famiglia non è in grado di fornirgli tutte le risposte di cui hanno bisogno. Quindi serve qualcuno che stia al loro fianco e che li guidi a in qualche modo fargli capire che cosa c'è all'esterno della loro azienda, all'esterno della loro attività e che in qualche modo li proietti nel futuro anticipandogli quelli che potranno essere i problemi che di lì a poco si troveranno ad affrontare. Questa, se ho capito bene, quindi voi accompagnate questi giovani imprenditori nell'intrattenere rapporti non solo nel mondo finanziario, ma anche con gli studi legali, fiscali e tutto ciò che riguarda non solo la loro ricchezza, ma anche la loro attività imprenditoriale. Vi comportate quindi da mentore. In questa attività, come venite remunerati? Noi cerchiamo di. Noi vogliamo essere un valore aggiunto per loro. Spesso succede che magari incontriamo un imprenditore e ci rendiamo conto che non c'è fitting o quantomeno loro si aspettano da noi un tipo di attività che non siamo in grado di fornirgli. Quindi, innanzitutto, effettivamente la nostra capacità di essere per loro un valore aggiunto. La nostra fee è l'ultimo degli aspetti, non perché non sia importante e non perché noi lavoriamo gratis, ma viste le risorse nostre che sono limitate, vista in tutta sincerità la quantità di richieste che abbiamo per il tipo di lavoro che offriamo, cerchiamo di selezionare molto bene diciamo i nostri clienti, i nostri target, cercando effettivamente di capire con loro, di condividere con loro se possiamo essere un valore aggiunto. A questo punto la fee non è un problema, diciamo, definiamo una parcella che in qualche modo sia significativa di quello che è il lavoro che noi svolgiamo. Ci hai parlato che avete molto attività in questo settore, avete molte richieste. La vostra struttura da quante persone complesse? Che risultati vi ha già permesso di ottenere questo, in termini di raccolta, in termini di masse sotto consulenza? Allora, io sono arrivato in SCM nel 2010, sono diventato azionista perché credevo molto al progetto del nostro amministratore delegato e socio Antonello Sanna e nel nostro modello di business. Quindi innanzitutto ho trasferito 15 gruppi familiari che avevano bisogno di essere seguiti in modo trasversale, avevano bisogno di un regista, avevano bisogno di qualcuno che fosse in grado di seguirli. Un po' come, perdonami, come poteva essere il vecchio ragioniere di famiglia, una figura che non esiste più, non esiste più per tante, diciamo, per tante ragioni. Una volta, molto onestamente, capito anch'io qual era effettivamente il mercato all'interno del quale ci stavamo trovando, sono stato in grado di trasferire il focus, di trasferire, diciamo, il modello ad alcuni soggetti all'esterno, quindi di fatto sono partito con circa 150 milioni di euro rappresentati da una trentina di gruppi familiari e oggi siamo all'interno del wealth management di SCM, 8 professionisti che vengono da banche quali anche UBS, Credit Suisse, Merrill Lynch. E seguiamo circa 650 milioni di euro per una quarantina di gruppi familiari. Alcuni di questi sono giovani imprenditori già molto affermati nel loro campo e che di colpo si trovano a dover affrontare troppi problemi e hanno bisogno di condividere questi
questo percorso con qualcuno. Lorenzo, scusami se ti interrompo, un'ultima domanda. Sì. Hai parlato di giovani imprenditori, ci puoi magari fare qualche nome così i nostri ascoltatori hanno un'idea più articolata di quello della vostra attività? Certo, da 4 anni noi seguiamo uno che non è un giovane imprenditore, ma è fortemente rappresentativo di quello che vi ho raccontato, che è Giampiero Lottito, del fondatore di Facility Live. Facility Live è una realtà ormai, diciamo, europea, è una delle start-up, ex start-up, diciamo una start-up in perpetuity, nell'ambito del software, e noi seguiamo loro dal giorno 1. C'è un cammino europeo, c'è un cammino che da europeo adesso è diventato mondiale, e noi siamo al loro fianco. Per citare un caso importante, e forse il più importante tra tutti quelli che ci siamo trovati a seguire, è quello di Riccardo Pozzoli, che assieme a Chiara Ferragni sono i fondatori di The Blonde Salad, che è il blog di moda più importante, forse se uno non il più conosciuti, uno dei più conosciuti e tra i più importanti al mondo. L'anno scorso sono stati premiati ad Harvard, sono stati oggetto di case study alla tesi per l'MBA ad Harvard, e essendo giovani imprenditori sotto i 30 anni, e nello specifico proprio parlando di Riccardo Pozzoli, è forse il miglior esempio di che cosa voglia dire affiancare un ragazzo giovane che ha già fatto parecchio nel proprio ambito, ma che ha davanti una strada piena di situazioni che dovrà affrontare e dovrà condividere con qualcuno in maniera, diciamo, articolata. Lorenzo, ti ringrazio, buonasera e buon lavoro. Grazie a tutti per l'attenzione.